Gentili amici telespettatori, buon pomeriggio. Siete collegati con lo stadio comunale Saverio Spinella in merito Porto Salvo. È Domenico Salvatore che vi parla e vi saluta, vi augura buon ascolto e buona visione. Vi riferisce sulla partita calcistica Malaniti. Valida per il campionato di provinciale della categoria allievi. Dirige l'incontro il signor Carmelo Maggio Battaglia di Reggio Calabria. Passo a leggere le formazioni che sono al batticinque. Calcistica Manti, Sergi, Meduri, Aziz, Borruto, Iamonte, Marrari, Squillaci, Plutino, Serraino e Fisani. In panchina Sclavari, Surparo, Said, Sgro, Vadalà, Tripodi e Scaramuzzino. Malaniti, Novello, Pallonetto, Bosurgi, De Filippo, Megale, Vono, Costantino, Pitasi, Scaramozzino, Pectu, Casile. A disposizione del mister Francesco Riganati, Crucitti, Modafferi, Pata, Maio, Lacava, Cento e Masuzzo. Manovra il Malaniti, casacca canarina, diciamo così, alla sinistra dei nostri teleschermi. E i padroni di casa, casacca bianca. C'è un calcio d'angolo, il primo della serie, a favore della formazione ospite. Sulla linea di battuta c'è Pectu. Parte il cross, colpisce di testa un attaccante, sbaglia mira e bersaglio, palla che schizza oltre la linea di fondo, nulla di fatto. Un minuto e 10 secondi nel corso della prima frazione di gioco al Mauro Simone di merito Porto Salvo, e sempre 0-0 nel campionato provinciale allievi calcistica Malaniti. Mette a terra Squillaci, serve invocava la concessione di un calcio piazzato, non è dello stesso avviso l'arbitro, sarà quindi la formazione ospite a battere. Stavolta invece saranno i padroni di casa con Meduri che si impossessa del pallone all'altezza delle due panchine. Intanto l'arbitro ferma il gioco per consentire a un giocatore ospite di allacciare le scarpette. Un colpo di testa da parte di Marrari, insegue la palla Fisani, ma la palla a parere dell'arbitro ha già superato la linea dell'out e sarà quindi la formazione canarina a battere. Conquista una rimessa laterale Francesco Meduri, classe 2001, figlio d'arte. F-
fallo e controfallo, la palla rimane lì. Il più svelto di tutti è Pectu, che ha già messo in movimento Casile sul settore di sinistra. Intervento ritenuto falloso dal direttore di gara, il signor Carmelo Maggio Battaglia. Questi è Pectu. Canarini ancora in avanti e si portano in vantaggio con un tiro della domenica, si fa per dire da circa 25 metri, che si è infilato nell'angolino basso alla destra del portiere. Tiro dalla media distanza, però ci è sfuggito il numero della maglietta, 1-0. Insiste ancora in avanti alla ricerca del gol del KO. Ha buon successo l'intervento difensivo, perde palla, Canarini ancora in avanti. Esterno destro, ci mette una pezza a Ziz, perfeziona con Meduri, ancora Meduri, va al dribbling, non si chiude il triangolo, ancora Meduri, cerca di mettere in movimento, circondato da un nucleo di avversari. Esattamente Vono, Pitasi e Pectu, finisce col perdere palla, può partire il contropiede. Commette fallo sotto gli occhi dell'arbitro. Calcio piazzato fuori dai Canarini, stanno conducendo per una rete a zero. Assegniamo la marcatura a Costantino, la paternità di questo gol. Ancora Pectu, ma l'arbitro ferma il gioco e assegna un calcio piazzato a favore dei Blancos. Stanno perdendo per una rete a zero. Perde palla Squillaci, il solito Meduri cerca di mettere in movimento i propri compagni. Meduri, un colpo di testa da parte di Pisani. Un intervento deciso da parte di Meduri, che spazza come lo spazzaneve di Courmayeur, Madonna di Campiglio e Cortina d'Ampezzo. Canarini ancora in avanti, subisce fallo, tutto regolare per l'arbitro, applica la regola. Ancora Valanidi in avanti, è una bella partita, veloce, ariosa. Piacevole, a tratti spettacolare. 7:36, calcistica 0, Valanidi 1, marcatore Costantino. Abbiamo assegnato a lui la paternità dopo 4 minuti nel primo tempo, un gol a freddo. Calcio piazzato per i Canarini, sulla linea di battuta c'è Pitasi, grappolo di uomini in aria, sta per partire il cross,
tentativo di autorrete, anzi no, è l'ultimo a toccare, è stato Bitasi. Palla oltre la linea di fondo, nulla di fatto, sempre 1-0. Cerca di andarsene, finta e doppia finta, Pectu si libera del pallone cedendolo a Pallonetto, il suo cross, un bellissimo tiro di collopiede, veramente stilisticamente impeccabile, che però è terminato una spanna sopra la trasversale difesa da Manti. 9 e 26 nella prima frazione di gioco, calcistica 0 Varani di 1 nel campionato allievi provinciali di Reggio Calabria. La risposta non c'è stata, non ancora. In possesso di palla Pitasi, va al dribbling, chiamato in causa Pallonetto, ottima palla e si sganocchia il gol del 2-0, sia pure da posizione angolata ma da distanza ravvicinata. Rimane dolorante a terra il giocatore che è caduto sul piede d'appoggio e ha riportato qualche problema. Accorre l'arbitro, accorre anche un avversario. Undici minuti e 37 secondi, sempre 1-0 per gli ospiti. E si gioca in un pomeriggio di sole, ma ancora le temperature non si sono impennate. Non è il caso degli ombrelli aperti, non c'è neve, ma il vento sì. Non c'è bisogno del navigatore satellitare per il golletto, è arrivato, avete visto, per merito di Costantino, almeno abbiamo assegnato la paternità a lui, quindi non c'è bisogno, si diceva, di spogliare la margherita o di consultare l'oroscopo. Intanto, come avete visto, la difesa cincischia e il Varaniti ha sfiorato la marcatura in diverse circostanze, certamente è stato più pericoloso. Finora la calcistica non si è vista. E sfiora la marcatura ancora il Varaniti. Per merito del suo centroattacco, Scaramozzino. Consolida, consolida, consolida.
si incarica pallonetto. Si snoda il contropiede locale. Non si chiude il triangolo. Perde palla. C'era un netto fallo perché è stato spinto platealmente. C'erano gli estremi della concessione del calcio di rigore. Questo è un episodio da Moviola. È stato spinto platealmente, l'arbitro era pure piazzato, ma non ha fischiato il rigore, che secondo noi ci stava. L'episodio da Moviola dunque al 14esimo. Il fallo era chiaro ed era netto. E possiamo dire che questa sia la vera risposta della calcistica. Pallo di mano di Scaramozzino. Un colpo di testa da parte di Pallonetto, viene spinto platealmente ancora una volta un giocatore di casa, ma l'arbitro, e ora per molto meno, fischia un fallo. Non vogliamo mettere in discussione l'operato del signor Maggio, ancora è presto per capire e per tirare le somme. Rimandiamo ad altro tempo più propizio. Perde palla malamente Pisani, pallonetto, Pitasi. Manovra ora il difensore di fascia Bosurgi, perde palla ma conquista una rimessa laterale. Palla in calcio d'angolo. 16 minuti e 30 secondi. La risposta della calcistica c'è stata ed è stata di ottima fattura, perché l'attaccante si era presentato da solo davanti al portiere, è stato spintonato platealmente in maniera fallosa, ma l'arbitro non ha fischiato il calcio di rigore. È un episodio da Moviola. Blancos in avanti, questi è Borruto con questo lancio in avanti. Canarini che si snodano con Vono. Un lungo lancio in avanti. Può partire il contropiede, perde palla. Marrari.
e si sganocchia un gollasso, addirittura calcio di rigore. Altro episodio da Moviola. Beh, ancora non possiamo giudicare l'operato del signor Maggio Carmelo. Calcio di rigore, breve rincorsa, tiro, parata! Grande parata del portiere, che ha intuito, si è scatafacciato in orizzontale ed è riuscito con la punta dei guantoni a spedire il pallone in calcio d'angolo. Questo episodio dopo 19 minuti nel primo tempo. Spiove un pallone, si aiuta come può, e cioè in maniera irregolare, salendo sulle spalle. Di un avversario. Rimane dolorante a terra il giocatore pretendeva addirittura il fallo a favore. Pitassi. La sua entrata dura è costata cara al giocatore rimasto infortunato, che ancora non accenna a riprendersi, e finalmente dopo l'intervento del massaggiatore, sia pure claudicante, a termine del regolamento deve sostare ai bordi del campo. Si tratta di squillaci. Attenzione al dribbling, circondato da un numero di avversari, non sa che cosa fare, alla fine accompagna il pallone direttamente in fallo laterale. L'arbitro va a richiamare il giocatore Squillaci, che per essere entrato in campo senza il suo permesso si aiuta come può, cioè con una spinta plateale sotto gli occhi dell'arbitro. Lo manda a quel paese, non si becca nemmeno un cartellino. Punizione, sulla linea di battuta c'è Gabriele Manti, muove di qualche passo e col suo piattone sinistro scodella il pallone oltre la linea centrale del campo. Ha commesso fallo non rilevato, si può proseguire. Ancora un altro fallo, ma questa volta viene sanzionato. Arrivano i saltatori, le torri. Parte un cross, palla che spiove in aria, il colpo di testa che si perde in zona morta, si inarca Novello, attenzione, errore plateale,
Intanto c'è un fallo rilevato dall'arbitro a favore dei Canarini, si diceva del pomeriggio soleggiato, quindi non c'è bisogno di guanti, sciarpe, cappucci, maglie, magliette, maglione, calze e pantaloni, lupetto o scaldacollo. E pur sempre però un pomeriggio dominato dalle temperature basse. Partita che si sta innervosendo, ma con gli ospiti sempre in vantaggio per una rete a zero. È un arbitro tollerante, paziente, comprensivo e cedevole, accomodante e remissivo. Ci sembra più in palla la formazione ospite, meglio piazzata sul terreno di gioco, sicuramente la squadra più pericolosa, perché non solo ha segnato una rete, ha sbagliato un calcio di rigore, ma ha fallito delle grosse occasioni davanti alla porta difesa da Manti. Quindi è una squadra che gioca bene al pallone, il Vananiti, un 4-4-2 classico. Un giocatore a terra, il gioco è fermo, l'arbitro si porta sul posto per capire l'entità dell'infortunio occorso a un giocatore canarino che quasi improvvisamente guarisce. Non ha problemi la squadra di mister Riganati. Fino a questo momento è padrona del campo. Di tanto in tanto i padroni di casa si fanno vedere dalle parti di Novello, che però non ha dovuto compiere grandi parate o chissà che cosa. C'è un gran vociare a tutto campo, si scaldano anche gli skinhead e gli hooligans. Non arriva il pallone. Thank you.
omette il gioco pericoloso il difensore esterno. L'arbitro ferma il gioco e assegna un calcio piazzato a favore della formazione ospite sulla linea di battuta. Bono, capitano della formazione canarina, con questo lancio in avanti. Commette un fallaccio ora. E questa volta estrae il cartellino giallo per ammonire. Sfallaccio, non diciamo da espulsione, ma sanzionabile quantomeno con il cartellino giallo. Mezz'ora nel primo tempo, sempre 1-0 per il Balaniti, che ha fallito un calcio di rigore, ovvero è stato bravo Manti a neutralizzarlo con un intervento da campione, è andato lungo e disteso in orizzontale, per non dire che si sia scatafasciato, e con la punta dei guantoni è riuscito a mandare il pallone in calcio d'angolo. La calcistica si è fatta vedere dalle parti di Novello in una o due circostanze, non di più, in una delle quali ha invocato la concessione della massima punizione, che ci stava tutta a nostro avviso, perché il fallo era chiaro, intenzionale e plateale. Per molto meno invece l'ha concesso a favore del Balaniti. Entra in tecli scivolato Fisani e mette il pallone in fallo laterale. Il solito pallonetto. C'è carica su Meduri, è lo stesso Meduri, intanto l'arbitro va a redarguire la panchina di casa. Meduri col suo piattone sinistro lancia in avanti, palla entra in sandwich, hanno la meglio, eludono l'intervento di Pisani. Perde palla Ono, attenzione, ottimo intervento acrobatico da parte di Megale, che sbroglia una situazione difficile. Canarini in avanti. C'è un corpo a corpo, punizione già battuta, attenzione, entra in area e viene sgambettato e c'è il rigore. Altro calcio di rigore, giusto, netto, plateale, inevitabile. Vedete che protesta solo l'autore del fallo, gli altri non protestano. La calcistica ha la possibilità di pareggiare. Sulla linea di battuta c'è Serraino. Serraino contro Novello. Parte dalla linea mediana, fischio arbitrale, tiro, rete. E siamo sull'1-1.
ha fatto il gesto di Dybala. L'attaccante della Juventus, idolo delle folle, che viene scimmiottato un po' dovunque. Partita che torna in perfetta parità. Ha pareggiato Serraino, che è il rigorista. Al 33esimo minuto del primo tempo. Viene travolto Marrari. Intanto c'è una sostituzione nelle file canarine. C'è una sostituzione nelle file del Balanidi, entra con il numero 16 la Cava. E il giocatore sostituito dovrebbe essere Costantino, a cui abbiamo assegnato la paternità del primo gol. Palla che spiova in aria. Il nuovo entrato non riesce a controllare questo pallone, allora il solito Meduri avanza, si libera di un avversario ma non del secondo. Recupera palla Borruto, un colpo di testa di pallonetto e un altro di Meduri. Palla che si impenna, Marrari, pronto rilancio, viene pizzicato in offside. Il prestante Fisani. Manovra Bono, ancora Bono, il suo lancio è praticamente imprendibile pure per Usain Bolt. Spazza inesorabilmente Meduri, l'aitante difensore della calcistica, certamente uno dei migliori di questa squadra, che ha messo in vetrina le sue qualità tecniche, atletiche ed agonistiche. Marrari perde palla, è andato al tiro, attenzione.
si trascina la palla oltre la linea di fondo e l'arbitro opta per il calcio d'angolo. 39-19, 1-1. Costantino per il Balaniti al quarto e Serraino. Non era facile controllare questo pallone, poteva essere il 2-1. Altra grossa occasione per il Balaniti, che comunque rimane la squadra più pericolosa. Entra in Tegli scivolato e viene sanzionato con un calcio piazzato. 21 giocatori nella metà campo avversaria. Balaniti che si proietta in avanti alla ricerca del gol del 2-1. E Calcistica che si difende con ordine. Intanto viene fischiata una posizione di offside a Scaramozzino. E la cava. Palla in palla laterale, l'ultimo a toccare è stato Squillaci. Si impossessa della sfera pallonetto, chiama in causa il laterale a sostegno di Filippo. Questi è Vono, il capitano della formazione canarina. Megale perde palla, attenzione, Blancos in avanti, c'è un lancio occasionissima per i Blancos di portarsi in vantaggio, è uscito come un kamikaze il portiere Novello. Ha avuto veramente un'occasione irripetibile, non è riuscito lo scherzetto giocato da Zeko ieri sera nella partita di Champions League. Stessa posizione, stessa uscita, stesso tiro. E proprio in questo momento l'arbitro decreta la fine delle ostilità. Per quanto riguarda la prima frazione di gioco, le squadre vanno a riposo sul risultato di 1-1. Abbiamo assegnato la paternità a Costantino, ne sapremo di più nel pareggio di Serraino sul calcio di rigore. Per il momento la linea passa a Bruno Taverna, al nostro regista. A risentirci fra un quarto d'ora circa per la telecronaca del secondo tempo.